Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Siamo mattinata iniziata, sono le 11, sì, sono le 11, ma noi ci siamo svegliati, diciamo, relativamente presto, nel senso che abbiamo accompagnato Emanuele in stazione perché, come sapete, stiamo aspettando per concludere questa settimana con l'acquisto della nuova macchina. Quindi per il momento siamo con una, solo che oggi pomeriggio mi serve appunto la macchina, quindi Manu ha deciso di andare con i mezzi, quindi l'abbiamo accompagnato al treno che, vabbè, ci abbiamo a 3 secondi, no, 3 secondi no, perché non stiamo sulla ferrovia, però insomma 5 minuti di macchina, e quindi siamo usciti io e Nico con Manu questa mattina, l'abbiamo portato in stazione e ho approfittato per fare un pochino di spesa visto che eravamo usciti e quindi verso le 9, 9 meno qualcosa eravamo al supermercato. Sono andata all'MD e ho fatto un po' di spesa perché mi serviva qualcosa per il pranzo di oggi e la cena di oggi per la mia dieta e quindi invece di far fermare Manu al ritorno, che già insomma deve fare dei giri, accompagnare la madre a una visita, insomma c'ha un po' di cose da fare, siamo andati noi, ok? Poi siamo tornati, Niccolo ha lattato, ho fatto io colazione e adesso stavo sistemando la spesa, ho detto vabbè, accendo la videocamera, comincio il vlog, faccio una svuota alla spesa MD alle ragazze e poi mi metto a faccio una passata veloce di aspirapolvere a terra, monto il tappeto a Nico, così lo metto un pochino a terra, anche se lui di solito a quest'ora si riaddormenta, fa riposino. E io mi metto intanto su una parte del pranzo, devo bollire il cavolfiore, il broccolo, vabbè, non so come si chiama, comunque quello. Poi lo vedete e niente, vabbè, mi posiziono un po' così alla buona e vi faccio lo svuoto alla spesa. Tra parentesi, ieri poi in tutto questo ci si è anche bloccata, non sappiamo che problema ha la lavastoviglie, quindi oggi Emanuele doveva anche chiamare l'assistenza, molto bene. Ok ragazzi, allora ho dato le vitamine a Niccolò, se no mi dimenticavo, vi mostro quello che ho preso stamattina. Allora, ho preso delle cose surgelate e non, quindi l'ho già messa a posto. Ho preso del branzino, due confezioni, ho preso il minestrone e i fagiolini surgelati, mi trovo comodissima. E li ho già sistemati appena rientrati in casa quelli. Poi cosa ho preso? Andiamo un po' per gradi, allora ho preso la rucola, questa qua che mi serve a me insomma per fare dei pasti insomma durante la dieta, che stava in offerta se non sbaglio a 69 centesimi. Poi ho preso una confezione di uova, queste qua misura XL d'allevamento a terra della Cabianca. Poi ho voluto prendere Naturalix, cioè il muesli croccante con cioccolato e nocciole. Questo qua, fonte di fibre, poi ho preso il riso basmati, questo qua è 1 chilo, e se non ricordo male ha un prezzo conveniente all'MD, l'avevamo terminato, quindi in questi giorni mi ero dimenticata di prenderlo nell'altra spesa, ho utilizzato insomma il riso venere che avevo, magari ecco il riso che avevo in casa, però stavolta mi sono ricordata, me lo sono segnato e ho preso appunto il riso basmati, 1,99 € un chilo di riso. Poi ho preso due yogurt, questi qui al cocco che vengono 22 centesimi al barattolino. Poi ho preso due finocchi, il cavolfiore, eccolo qua, adesso vado subito a bollirlo, pulirlo e bollirlo. Poi ho preso delle banane, poi per il resto frutta e altra verdura, insomma più o meno ce l'avevo. Poi diciamo che andiamo magari a fare delle piccole spese durante la settimana. Poi ho preso del petto di pollo, mi serviva anche del vitello manzo, insomma, come carne, ma non ho trovato niente che mi piacesse. E quindi poi magari farò fermare Emanuele in settimana, da qualche altra parte. Comunque ho preso petto di pollo, petto a fette di pollo 9,99 al chilo. Questo qua. Poi ho voluto prendere e provare i sedanini di farina di lenticchie rosse, appunto senza glutine, ricchi di fibre, della Vivo Meglio. Sono
Sapete che in questa alimentazione che sto seguendo mangio appunto pasta con farina di legumi, cioè diciamo che come vi dico sempre, come vi ho già detto, il sabato e la domenica non ho proprio un piano alimentare, ho delle indicazioni, quindi sono un po' più liberi, posso mangiare la pizza il sabato sera, insomma, ho dei fuori dei pasti un po' più liberi, ma naturalmente non mi posso sfondare. Quindi posso mangiare tranquillamente la pasta classica, insomma, nel weekend. Però durante dal lunedì al venerdì ho due pasti con la pasta, diciamo, di legumi. Abbiamo preso l'altra volta nella prima spesa, diciamo, per la dieta, la Rummo, allora, la pasta di legumi della Rummo, che viene 1,99 per 300 grammi di prodotto, mentre questi qua sono 1,69 per 200 50 grammi di prodotto, quindi più o meno, insomma, stiamo là. E comunque ho preso questa. Poi ho preso semplicemente del parmigiano grattugiato, perché c'era terminato, cioè nel senso l'ho preso a pezzi e poi me lo sono fatto grattugiare a 19,99 al chilo. E poi ho voluto prendere, ragazze, no, mi sembra basta. Una confezione di questo latte, alta digeribilità, parzialmente scremato, microfiltrato, meno dello 0,1% di lattosio, a 99 centesimi. Questi sono quelli a lunga scadenza, infatti scade a fine gennaio 2022. E così lo tengo da parte. E nulla, quindi questo è quanto. Io metto su, cioè passo un attimo, metto a posto queste cose, passo al volo un attimo il folletto, giusto qui per pulire il pavimento, così monto il tappeto a Nico, a meno che non lo vedo che voglia, insomma, addormentarsi, lo aiuto, insomma, lo pullo un pochino, lo faccio dormire e ci vediamo dopo. Ok, ragazze, eccomi qua. Nico è svenuto lì perché di là in camera non riuscì a addormentarsi, allora l'ho portato qua, che tanto io stavo preparando il pranzo. Mi sono data una truccatina e una sistematina, ho ripreso un po' i capelli con il ferro perché dobbiamo uscire adesso, e cioè, insomma, dopo mangiato, io sto mangiando, per esempio questo è un esempio di piatto che io mi faccio, è semplicemente del riso, puoi usare il venere, l'integrale, il basmati, insomma, con il cavolo che io ho semplicemente lessato, insomma, e l'ho un po' schiacciato con la forchetta. Un'altra volta invece l'ho fatto proprio tipo avvellutata, quindi più cremoso, stavolta l'ho solamente schiacciato. E riso e spolverata appunto di parmigiano che ho comprato appunto prima, vi ho mostrato, bello fresco fresco. E niente, questo qui è quanto. Buon appetito! Intanto guardo Dynasty, la quarta stagione, io adoro questa serie. Buongiorno ragazze! Allora, siamo a sabato, quindi sono passati un pochino di giorni e noi siamo immersi nella, insomma, sistemazione casa, pulizie, insomma, cose di questo tipo. E colgo l'occasione di questo inizio video per farvi vedere un super mega acquisto che abbiamo fatto per la casa, che vi ho già anticipato a voce nello scorso vlog, ma non era ancora arrivata, quindi non ve l'ho potuto far vedere, non ho potuto parlare nel dettaglio. È arrivata la nostra lavasciuga della Aeghe e siamo contentissimi. Naturalmente l'ho già messa in utilizzo, e la svolta, ragazzi, veramente la svolta. Cioè, emozionarsi a 30 anni per queste cose, manco mi avessero regalato un'altra Louis Vuitton. Comunque, allora, siamo contentissimi dell'acquisto, soprattutto per le cose di Niccolò, che adesso magari utilizza tessuti un po' più pesanti, felpati, la ciniglia, queste cose qua, che non si asciugavano mai, ragazzi, rimanevano sempre umide, rimanevano sempre quel freddino che non eri manco sicura se erano asciugate. E invece ieri ho fatto la sua prima lavatrice più asciugatura e fantastico, nel giro di poco avevo già i panni tutti belli asciutti, disponibili, insomma, all'uso, senza che stavano
30 anni sugli stendini, e più che altro che gli stendini stavano in giro per casa per settimane, cioè nel senso non lo rimettevo praticamente quasi mai a posto. Quindi siamo contentissimi, contentissimi, adesso ve la mostro. L'unica cosa è che nel primo lavaggio che ho fatto fare, purtroppo ho fatto già il primo danno, fortunatamente su cose vecchie, quindi il danno, diciamo, è relativo, però comunque ho chiesto aiuto, sto chiedendo a voi in questo momento, mi state rispondendo su Instagram per aiutarmi un pochino a conoscere meglio, diciamo, l'utilizzo dell'asciugatrice. L'asciugatrice che vi dicevo che abbiamo preso noi è la Aege Oko Combi ed è una delle poche, veramente sono pochissimi, forse questa è la Electrolux, stavo insomma cercando di informarmi un pochino, comunque uno dei pochi modelli che utilizza come sistema di asciugatura, quindi per la parte appunto dell'asciugatrice, la pompa di calore e non va a resistenza, quindi va a pompa di calore come le asciugatrici classiche, singole diciamo, e è una delle cose che ci ha fatto scegliere questo modello piuttosto che un altro, perché ci è sempre stato consigliato che qualora per questioni di spazio uno non possa prendere entrambi gli elettrodomestici separati, era meglio puntare un po' più alla qualità, ecco, di questa lavaasciuga singola. E così è stato. Ed effettivamente per adesso ci stiamo trovando molto bene. È proprio anche il filtro, il cassettino, insomma, adesso vi faccio vedere che si sfila per togliere tutti i pelucchi, proprio come, diciamo, gli stessi accorgimenti che si fanno con le asciugatrici separate. Il discorso è che mi trovo molto impreparata su questo discorso perché non so, cioè vorrei evitare di fare ulteriori danni, perché adesso quando metto le cose in asciugatrice ho sempre l'ansia che mi si restringano. Perché ho ristretto due camicie di Emanuele, che poi erano l'unico prodotto che pensavo uscisse perfetto, perché comunque in cotone invece si sono ristrette, quindi vorrei capire dov'è il problema. Vorrei che, se voi siete esperte in materia di asciugatura, appunto in asciugatrice, mi commentate qui sotto, diciamo, quali accorgimenti, a cosa devo stare attenta, quali magari programmi utilizzare, anche se magari non avete il mio stesso tipo di asciugatrice, di insomma lavasciuga, però magari potete indicarmi sotto quali programmi utilizzare, a cosa stare attenta, cosa impostare, cioè così che piano piano imparo ad utilizzare questa nuova parte, diciamo appunto, dell'asciugatura che fino adesso non ho mai utilizzato, facevo solo lavatrici e speravo che si asciugassero in breve tempo i panni. Comunque vi porto fuori, vi faccio vedere perché è stata messa al posto della nostra vecchia lavatrice, quindi sotto alla caldaia, e noi la stiamo già amando, già l'ho messa in funzione, ragazzi, perché avevo le ceste piene e oggi che è sabato la faccio trottare come che, perché ho già fatto una lavatrice, adesso la sto stendendo e faccio partire penso il lavaggio delle lenzuola o degli asciugamani, adesso valuto quale fare prima e vi faccio fare anche direttamente l'asciugatura, così li piego e metto tutto a posto, perché veramente siamo sommersi di panni da lavare. Eccola qua, ragazze. Quindi questo è il nostro modello di lavasciuga, appunto questo qua, una 9000 Series Oko Combi, 10 kg di lavaggio, 6 kg di asciugatura. Come vedete qui ha praticamente il cassettino che sfilate, c'è il filtro questo da pulire con tutti i pelucchi, e poi c'è anche un secondo filtro che sta qua. E ora vabbè, ho appena tolto i panni, eccoli qua, devo andare a stenderli e niente, questo appunto si apre in questa maniera, questo è il cestello che è bello grande e veramente mi sto trovando molto molto bene. Questo qua è tutto il display con la parte appunto di, vedete, c'è l'opzione qua con spingendo modalità, si va sul lavaggio, asciugatura o anche entrambe attive, perché c'è pure il programma non stop 3 ore 3 kg. In pratica in 3 ore vi fa il lavaggio e attacca subito con l'asciugatura, e l'ho già provato e niente, quindi veramente tutto comodissimo. E questo qua, vi dicevo, eccolo qua, questa è la tecnologia pompa di calore che appunto di solito le lavasciuga non hanno, perché vanno con la resistenza. Ragazza, allora, sono passati altri giorni e è un video un po', diciamo, un vlog a più riprese, a più giorni. Ieri era domenica,
Siamo stati fuori quasi tutto il giorno, insomma, perché siamo andati. Vabbè, dovevo fare ho proposto a Manuel di fare un salto da Primark, cioè in generale al centro commerciale, perché avevamo due compleanni, dovevamo fare appunto due regali. E poi ho detto, visto che insomma andiamo, scegliamo Roma Est, così c'è pure Primark, e prendo qualcosa per Niccolò. Ma giusto due cosine in croce, ragazzi. Ma ho dovuto da due buste perché in una non entravano le cose che abbiamo comprato. Vabbè. Cioè, entriamo. Sono entrata nello specifico per due completini di quelli tipo felpina e pantaloncino, appunto imbottiti, felpati, di Niccolò, che da Primark il completo costa 8 euro. Quindi sono entrata per 16 euro di cose, che era quello che volevo prendergli giusto per avere un cambietto in più, perché adesso col discorso dell'asciugatrice naturalmente si asciugano prima, insomma ce l'ho abbastanza disponibile le cose di Niccolò, però un cambietto, insomma due completini in più volevo averli, e abbiamo speso un botto. Ho speso molto, ma è per lo più colpa di Emanuele questa volta, perché è lui che ha comprato diverse cose. Lui si trova molto bene, come vi avevo detto in video haul passati, con le cose basic, nel senso tipo le tute, le felpe, che lui utilizza magari per casa o per ecco, il tempo libero, così se magari, ecco, non so, deve arrivare un attimo dalla madre, deve arrivare un attimo, non so, a fare la spesa, la benzina, cioè queste cose, insomma, uscite così molto, molto semplici, si infila la tuta, oppure quando sta magari qua in casa. E naturalmente optiamo per, cioè insomma si trova bene là da Primark, perché comunque costano poco e non hanno una riuscita insomma infinita. Però abbiamo comprato, ho iniziato a comprare l'anno scorso le cose lì, sì, mi sembra sia l'anno scorso, e insomma ciclicamente se le rinnova. Ecco qua, lui che smania. Ciao, mo stai fermo? E niente, quindi alla fine i danni, diciamo, li ha fatti lui. Poi vedeva, ah, ma questo è carino, ma questo è carino, questo è carino. Quindi è stata colpa sua per lo più. In più ho approfittato per fare qualche regalino di Natale. Perché vabbè, voi lo sapete ragazzi, io parto molto in anticipo a fare i regali di Natale, ma adesso siamo a quasi fine novembre, ma io comincio insomma da tempo, cioè se so già cosa regalare, cosa prendere, a chi prendere, di solito me li spalmo, insomma non è che li faccio tutti il 24 dicembre, ecco. Infatti, ieri mi sono data anche un'occhiata per farmi venire qualche altra idea, e penso che tornerò a questo punto insomma a dicembre, anche perché ragazzi, cioè, ogni volta che vado mi sveno, quindi non ci posso andare tutte le settimane perché sennò saremo poveri. Quindi penso che ci riandrò poi ai primi di dicembre, insomma, sì, insomma, prima del 15, per rifare appunto un altro giro e finire di prendere le cosine. Così ieri ho dato un'occhiata, adesso faccio mente locale, faccio tutta la mia lista, perché voi dovete sapere che io ho un'agenda vecchissima, forse tipo data da 2013, una cosa del genere, vabbè, che io utilizzo solamente per prendere gli appunti, quindi non è che utilizzo, cioè la utilizzo come per i fogli, non per le giornate, ecco, per le date. E voi dovete sapere che io lì mi scrivo ogni anno regali di Natale 2021, e sotto scrivo tutte le persone a cui voglio fare il regalo, e vicino le idee o quello che vado magari a effettivamente insomma a regalare. Così io ho praticamente uno storico di tutti i regali di Natale da diversi anni a questa parte, così insomma da ricordarmi se una cosa magari l'ho già fatta, di non riproporla magari l'anno successivo, perché ecco insomma, passando un anno uno magari non ricorda cosa ha regalato a tutte le persone. Io in questo modo ho praticamente un controllo di questa cosa, così da evitare insomma di ripetermi. E quindi adesso prenderò questa agendina, mi faccio un po' il punto della situazione, ho dato un'occhiata perché comunque rispetto all'ultima volta che eravamo andati hanno portato diverse cose, hanno allestito le zone natalizie con tutti, diciamo, confezioni tipo idee regalo, con delle tazze. Per esempio ho preso una cosa, l'ho presa, è una tazza con dentro il kit per fare la cioccolata calda, una cosa del genere, no? E insomma, ci sono allestimenti, ecco, più dedicati a Natale. Ho preso una bella carta regalo della Disney per incartare i regali dei bimbi, perché io faccio sempre
Allora, voi sapete che a me piace moltissimo incartare i regali di Natale, quindi io può capitare che alcuni regali vengano consegnati con le buste del negozio dove l'ho fatti, però in linea generale io impacchetto con buste o carta natalizia. E perché mi piace di più, mi piace avere sotto l'albero tutto, insomma, tutti i pacchetti a tema. E una cosa che faccio è per i bimbi, quindi se devo fare dei regali a dei bambini, vengono sempre incartati con una carta natalizia, però per i bimbi, quindi non quelle classiche, non so, le classiche a tema natalizio, ma che magari hanno qualche personaggio, che magari, ecco, siano appunto delle carte un po' più da bimbi, ecco. Che poi, vabbè, questa qua che ho preso di Minnie e Topolino è talmente tanto carina che è carina da utilizzare, insomma, un po' per tutti. Però quelle natalizie, diciamo, per gli adulti, chiamiamola così, ce le ho. Le avevo già comprate da Teli. E quindi ce le ho già quelle. E niente, comunque abbiamo preso un sacco di cosine che penso che quando andrò online questo vlog trovate già il video haul sul canale, anche perché adesso mi vado a dare una sistemata e ve lo giro perché ho le buste qua. Una cosa che volevo farvi vedere, però ve la vedrete, l'avete vista anche nel video haul, però ve la mostro perché è simpatica, ma non penso ci sia più perché noi ieri, per esempio, non l'abbiamo trovata. Ieri i miei fratelli, cioè mio fratello con la ragazza, ci hanno dato questa busta, veramente sì, carinissima, con dei regali della Fisher Price per Niccolò. Nico, facciamo vedere che ti hanno regalato gli zii. Allora, c'era tipo il set palestrina. Vedete, con questo, con la kettlebell, che mi sembra si chiami così, la borraccia, insomma, la fascetta, tipo tutti questi oggettini per fare palestra. E poi da Primark invece gli hanno preso questo costume natalizio a forma di alberello, tipo come quello del fantasmino che gli abbiamo preso per Halloween, che però avevamo preso da Io Bimbo, mi pare. Questo qua è di Primark, è appunto in tipo pile. Vedete, qua escono le gambette, ci sono le calze, la calzamaglia da mettergli e il cappuccio con la stella in cima. Vedete? Eccolo qua. È una cosa simpaticissima, me l'hanno preso in taglia 6-9 mesi e simpaticissima, nel senso che ecco, ci possiamo un pochino divertire. Ci possiamo appunto un pochino divertire con delle foto ricordo natalizie. E poi ieri poi da Primark, ma ripeto, l'avrete già visto nel video haul dedicato. Ieri da Primark abbiamo trovato i pigiami coordinati. Perché? Perché io inizialmente avevo pensato di prenderli su Shein. Poi, vabbè, tra una cosa e un'altra, visto che avevamo comprato già i vestiti coordinati, quelli diciamo tema scozzese. Col motivo scozzese, perché dopodomani andiamo a fare le foto dalla fotografa per appunto le foto natalizie. Ho detto vabbè, questa abbiamo preso quelle là, senza che le andiamo appunto a riordinare, anche perché comunque stavamo su una ventina di euro a pigiama più una decina, 8-10 euro quello di Niccolò, insomma, tra una cosa e un'altra una cinquantina di euro di pigiami coordinati. E ho detto vabbè, dai, quest'anno tanto facciamo le foto con l'altro coordinato. Invece, appena siamo entrati da Primark, c'era proprio lo stand là i pigiami di famiglia. E quindi abbiamo trovato questo set, cioè scusami, questo set, abbiamo trovato questi vari pezzi. Quindi abbiamo preso una tutina per Nico, quindi il pigiamino, quello con i bottoncini, quello intero, e poi due pigiami per noi. Adesso ho fatto una lavatrice perché a mano servivano le cosine del calcetto che stasera gioca. E così poi adesso mi do una sistemata, vi giro il video e le metto pian piano a lavare le altre. Le cose nuove, insomma, che abbiamo comprato. Poi ieri, come vedete qua, devo chiudere la tavola da stiro perché ieri ho stirato, perché Emanuele aveva bisogno di camicie, ce l'avevamo praticamente tutte da stirare, ce l'avevamo tipo stirate 10 ieri. E niente, sì, puzzettino, puzzettino, puzzettino. E niente, tutto qua.